Il 21esimo premio Eugenio Castellotti ha incoronato quest'anno Ivan Bellarosa, campione italiano assoluto prototipi. Ma il riconoscimento, consegnato dalle mani orgogliose di Luciano Dalben, non premia solo i risultati del pilota, ma anche le capacità dell'imprenditore. Una passione che accomuna tutta la famiglia, idealmente sul podio per dedizione, capacità e determinazione. La bresciana Wolf Racing Car, infatti, si conferma azienda leader a livello mondiale per la costruzione di prototipi da competizione. Il premio Castellotti nasce nel 1995, una sera d'inverno, a una cena tra amici. Perché Castellotti? Tanti se lo chiedono. Ma semplicemente perché, oltre alla carriera che stava iniziando magnifica, vinse la Mille Miglia nel 1956 in un diluvio terrificante da solo. 136 km di media in un diluvio. Penso che oggi c'è quasi da pensare che quel pilota fosse ispirato. Idea. Premio Castellotti, 1996, il primo, pochi mesi dopo, ha segnato Alex Zampedri. Alex Zampedri, che tutti ricorderanno, è stato a 400 metri, un quarto di miglio dalla gloria, a 500 miglia di Indianapolis. Per inizio con lui tutta una lunga serie di piloti che hanno dimostrato e stanno dimostrando ancora di essere di grande vaglia. E il 21esimo quest'anno è Ivan Bellarosa. D'altra parte ha vinto tutto ciò che c'era da vincere nei prototipi. E vive in una famiglia che, dal mio punto di vista, dal nostro punto di vista, ha ancora il romanticismo dell'automobilismo nel sangue. Pilota e anche costruttore. Vi ricorderete tutti: McLaren, Brabham, Cooper, tutti quelli che poi Ferrari definiva i garagisti. Loro diedero impulso alle corse, ma noi oggi stiamo assistendo con grande piacere ad una situazione meravigliosa dove una famiglia complessa e completa si occupa di fare i prototipi, oltre ad aver vinto il bando della XAI, che è giusto dirlo, per cui per 5 anni saranno come famiglia con la Wolf fornitori dell'ACI Sport per il campionato italiano prototipi e con Ivan che ormai non ha più bisogno di essere presentato come pilota perché ha vinto tutto quello che c'era da vincere nella sua carriera. Collaudatore, oltre che di pilota, perché delibera anche le automobili che poi vengono consegnate ai clienti per poter fare il campionato. Come riconoscimento è uscito da una rosa incredibilmente vasta, ma però non c'è stato bisogno di discutere né di dire. Dito puntato è lui. Posso solo dire che sono molto orgoglioso e mi piace sottolineare l'aspetto del romanticismo del motorsport a cui faceva riferimento Luciano, perché è un aspetto per me molto importante e questo premio mi sembra doveroso condividerlo con chi è stato l'artefice, quelli che sono stati gli artefici di tutte queste vittorie, in primis mio papà Giovanni, mio fratello Maurizio, che dal 2010 insieme a me e da pochi altri siamo partiti con il rilancio del marchio Wolf e diciamo che da allora abbiamo vinto veramente tanto in Italia, in Europa, e avere le nostre macchine che corrono e vincono oggi dall'Australia all'America per noi è una grossissima soddisfazione. Noi speriamo ci siano ancora tante pagine da scrivere, noi abbiamo molta voglia di fare, come diceva prima Luciano, c'è stato questo bando di ACI Sport. E quindi per 5 anni saremo i fornitori dell'Automobile Club d'Italia con questa macchina, questo campionato italiano Sport Prototipi che parte a Monza la prossima settimana con 20 macchine. Quindi c'era un numero chiuso di 20 macchine, ce ne sono 20 che corrono, quindi è stato ampiamente un successo in partenza. Puntiamo ad altro l'anno prossimo con altri modelli che abbiamo che devono imporsi nei campionati endurance in giro per il mondo. Il nostro prodotto è 100% made in Italy, in America la cosa viene percepita molto bene, chiaramente è una nicchia, in Italia non, a parte dall'ARA non si fanno i soldi con il motorsport e pochi altri, però diciamo che viviamo della nostra passione, per tornare al discorso del romanticismo a cui faceva riferimento Luciano. Sì, perché la tecnologia c'è comunque, però è quel senso di vedere nelle corse non un qualcosa che può essere messo in discussione anche molte volte su fini morali, no? Ma per la grande capacità di riuscire a capire che la prestazione umana è sempre la ricerca del limite di se stessi.